noi stiamo illuminando pian piano questa città, illuminando di iniziative innanzitutto, illuminandola di persone, di speranze, un Natale di pace, un Natale pieno di turisti e anche un Natale di luce in piazza Plebiscito, e anche il 31 dicembre faremo un'iniziativa in questa piazza insieme ad altri luoghi, sul lungomare. Insomma, questa piazza liberata deve essere occupata dalle persone, da tante iniziative, e noi lo faremo senza contrapposizione nei confronti di nessuno. Visto che siamo a Natale, ci auguriamo di poter siglare anche un patto di lealtà con la sovrintendenza, tutti insieme per la nostra città. Insomma, questo è l'obiettivo che deve essere comune, e quindi mi auguro che anche da lì vengano segnali importanti per il rilancio della nostra città. Qua nessuno vuole mettere in pericolo i nostri monumenti, anzi li vogliamo far vivere, li vogliamo far amare, li vogliamo far occupare dalla civiltà democratica della nostra città, in modo che saranno quei pochi vandali che se ne andranno dalla nostra città, come quelli che hanno incendiato in questi giorni i locali dove dovevamo fare, dove faremo l'ambulatorio, il poliambulatorio di Emergency.